Uè ragazzi e bentornati! Oggi voglio parlarvi delle armi più forti su Salva al Mondo. Ci tengo a dire che questo video magari andrà aggiornato in futuro, per ora basiamoci sulle armi che sono uscite fino ad ora. Siccome il video delle armi utili vi è piaciuto molto, oggi decido di mostrarvi le armi più forti su Salva al Mondo. Questo video verrà diviso in categorie, ovvero avremo la categoria degli AR, poi dei pompa, dei cecchini, delle armi da mischia, eccetera eccetera. Cominciamo dagli AR. Andrò ad elencare la mia top 3 per quanto riguarda tutte le categorie. Quindi è probabile che qualcosa sfugga al video, probabile che magari qualche arma ottima non venga inserita in questo video perché magari, raga, non ho ancora avuto modo di provarla e qualcosa semplicemente potrebbe finire in quarta posizione, in quinta posizione e quindi non essere nominata. Ovviamente, partendo dagli AR, non potevo che cominciare con il signor schioppo. Infatti, molto amato da tutti, lo schioppo lo conosciamo bene, una delle uniche armi che ci terremo veramente in mano per uccidere zombie di livello altissimo, quali Smasher, mostri della nebbia, Takers, ottima per appunto i mostri di alto livello, infatti si rende veramente utile. Poi, sempre nella mia top 3 degli R, abbiamo la nota dolente. Fucile d'assalto con cadenza di tiro ridotta, dotato di elevata potenza per singolo colpo. Chi va piano, va sano e va lontano. Un'ottima arma da tenere nel nostro equipaggiamento, anche senza le build queste armi vi assicuro che sono veramente fenomenali. E a differenza dello schioppo, con la nota dolente possiamo anche difenderci da quelli che sono i più piccoletti. Perché voglio vedervi a fare con lo schioppo un intero accampamento di zombie misti tra piccoletti, mostri della nebbia, eccetera eccetera. Insomma, lo schioppo è forte sul singolo bersaglio, ma per quanto riguarda i bersagli multipli, per me la nota dolente lo batte di gran lunga, anche se comunque restano pur sempre due AR. In terza posizione, invece, troviamo l'apparizione, secondo me un'ottima arma molto sottovalutata. Infatti, uno degli unici AR ad arrivare a un 48% di probabilità di critico utilizzando solo una perk di livello critico. Quindi quest'arma è particolarmente forte con una build critica, c'è chi la preferisce con più cadenza di tiro, come sulla macchina da scrivere, quello poi va in base ai vostri gusti. Resta pur sempre una delle mie top 3. Sebbene la Epic non riconosca dagli AR anche le mitragliatrici, quelle più prepotenti, diciamo, quelle più grosse, io ho deciso di elencarvi anche le tre LMG secondo me più forti su Salva al Mondo. Sicuramente la mitragliatrice leggera al mercurio, e ciò che la rende speciale è anche la sua ultima perk. Colpire 5 volte di fila lo stesso bersaglio causa una piccola esplosione che infligge danni ai nemici in un raggio di 0,5 unità del bersaglio per il 70% dei danni. Quest'arma è molto molto comoda e molto molto forte, utilizza celle energetiche e ve la consiglio particolarmente. La Matt Candycorn, arma dell'evento Fortnite l'incubo, arma pesante festiva con un caricatore enorme e pieno di proiettili a forma di dolcetto. È molto efficace in caso di scontri a media distanza, prendendo la mira verso il basso da una postazione fissa. Poi abbiamo il cigno, anch'esso mi sono permesso di classificarlo come LMG, e anche il cigno la ritengo un'ottima arma da considerare. Poi abbiamo l'Axow. Secondo me un'arma molto sottovalutata, anche se di recente ha subito un piccolo nerf dalla Epic. E sì, so che la state vedendo con delle perk completamente a caso, ma mi piaceva così, raga. L'ho provata e mi piaceva veramente così, con perk diciamo fuori dal normale. Insomma, ve lo ripeto anche in molti video, no? Salva al Mondo è bello perché è vario. Poi abbiamo le nuove SMG. Per quanto mi riguarda, in questa lista ci voglio inserire il mini Blastotron, ovviamente, Fantascienza Retro, una mitraglietta a elevata cadenza di tiro, ottima per gli attacchi mordi e fuggi, ha una scarsa precisione a media e lunga gittata. Però per chi di voi avesse avuto l'occasione di provarla, sicuramente sarà d'accordo con me. Il Bobcat, anch'esso un ottimo SMG, arma a cadenza di fuoco rapida che infligge molti danni e ha un caricatore capiente, ma ha una portata inferiore alle altre armi d'assalto, mantiene quasi tutta la precisione anche in movimento e sparando senza mirare, eccellente nelle battaglie rapide ravvicinate. E poi abbiamo lo Spettro Silenziato, in assoluto una delle mie armi preferite, se posso dirlo, raga. Arma a fuoco rapido con rinculo minimo e recupero rapido della mira, ma con meno precisione o portata della maggior parte delle armi d'assalto. Infatti non è più un'arma d'assalto, dotata di silenziatore che riduce notevolmente la distanza a cui i nemici sentono gli spari. Ci tengo molto ad aggiungere comunque a questa lista anche la macchina da scrivere, la Cicuta, in quanto come SMG comunque abbiamo una vasta scelta, comunque dobbiamo ancora
ancora aver modo di provare tutto al meglio, ci tengo molto a fare una lista un pochino più ampia. Per quanto riguarda le pistole, invece, il Plasmatron è sicuramente una tra le mie preferite. Pistola a energia a breve gittata, con cadenza di tiro moderata, che spara anelli di plasma che si espandono, i colpi perforano i nemici. Poi, come seconda, ma non come meno forte, ci tengo a precisare che comunque l'ordine è del tutto casuale, la Vendetta di Jack. Questa pistola è fortissima sul colpo singolo. Pistola a colpo singolo di grande potenza, che infligge danni notevoli con i colpi alla testa e respinge i bersagli. Particolarmente efficace se usata con una spada per combattere a distanza media e ravvicinata. Quest'ultima parte si riferisce appunto alla build. Poi abbiamo la Spargizenzero, un'ottima pistola, revolver potente, veloce ed a rinculo ridotto. Però personalmente mi trovo molto molto bene anche con l'ultima parola. Sebbene molti la snobbano, secondo me è una pistola che è degna di nota. Kino, ma io non ho la Vendetta di Jack, come posso fare? In questo caso optate per l'Aquila Calva, una pistola molto molto forte anch'essa, ma se avete già la Vendetta di Jack difficilmente utilizzerete anche l'Aquila Calva. Ecco perché non l'ho citata in queste pistole, però è sicuramente una tra le più forti. Parliamo adesso dei cecchini e vorrei fare un discorso veramente veloce. L'arco esplosivo sì, è forte quanto utile, però sul bersaglio singolo ovviamente ci sono cecchini molto molto più forti. L'arco esplosivo è molto utile anche per gli zombie in gruppo, mentre comunque come cecchino bello forte possiamo contare su un bel obliteratore, assolutamente un'arma fantastica. Ricordatevi solamente del piccolo nerf che ha ricevuto, ovvero che sparerà attraverso le strutture solamente nel raggio di 5 tiles, mentre la gittata del cecchino al neon attraverso i muri sempre rimane invariata. Poi abbiamo il Valvassore, che è sia un'arma utile sia uno tra i cecchini più forti, perché non triggeriamo le bombole, respingiamo, in più ha un danno veramente veramente elevato. Ricorda solamente che ha un solo colpo e non ha mirino, perciò va usato con accortezza e abilità. Un altro cecchino che mi piace veramente veramente tanto da utilizzare è la Vecchia Betsy. È un fucile preciso e molto potente, con un solo proiettile precaricatore che scalcia come un mulo. I suoi danni elevati e l'impatto eccezionale lo rendono una scelta perfetta, perché è in grado di tenerlo a bada. Certo, da dare al difensore magari ci sono cecchini molto molto più forti, però la Vecchia Betsy a me diverte anche utilizzarla in prima persona. Passiamo ai pompa adesso. Ovviamente il Pulsar 9000 non potevo non inserirlo, il mio pompa preferito. Vi ricordo che dall'ultima patch non farà neanche più triggerare le bombole dei bombaroli ed è un ottimo pompa ad area, infatti riuscirete a difendervi particolarmente bene rispetto agli altri pompa. Poi abbiamo lo Scudiere Sincero, arma a colpo singolo dalla potenza devastante, perfetta per infliggere danni elevati e respingere i nemici a corto raggio. Infatti questo Scudiere Sincero è uno tra i pompa più forti a colpo singolo, mi sento di consigliarvelo particolarmente. Un'ottima alternativa allo Scudiere Sincero, se non lo aveste, potrebbe essere l'Orso. In più, per non andare a inserire comunque lo Shotto Staccato, che è il nuovo pompa e comunque facilmente confondibile anche con il Pulsar 9000, in quel caso preferisco molto il Pulsar 9000, spara due cartucce con precisione e portata ragionevoli, ma ha capienza di munizioni limitata e tempo di ricarica prolungato. Per quanto riguarda i lanciatori, ovviamente il piccolo aiutante di Babbo Natale, sia come impatto sia come forza, è sicuramente la scelta primaria di tutti. Ma ha un rivale, il Diatomizzatore 9000. Lancia una sfera energetica che esplode a contatto e scaglia proiettili energetici perforanti. Non consuma munizioni, ma la sua durevolezza è molto scarsa. Questo lanciarazzi, infatti, anche utilizzato in zona altissima, quali 190, quali 200, veramente ci sorprenderà ogni volta. In più è utilizzabile anche contro l'UFO ed è sicuramente un rivale degno di nota del piccolo aiutante di Babbo Natale, sebbene quest'ultimo abbia un impatto veramente veramente elevato. Poi abbiamo il Lanciatore Nobile, molto molto utile da utilizzare dentro i tunnel, in quanto, sapete, non fa esplodere le bombole, è abbastanza forte, trincerete tutti gli zombie che sono nell'arco davanti a voi, un po' come il Deci Blaster, diciamo. Ecco, però il Deci Blaster non mi sento di inserirlo in questa lista. Piuttosto del Deci Blaster vi consiglio particolarmente di prestare attenzione a Lanciapalle di Neve. Quest'arma sì, avrei dovuto aggiungerla anche nelle armi utili, mi rendo conto. Mi sento di dirvi che il Lanciapalle di Neve mi ha salvato la vita in non poche situazioni. Un'arma veramente veramente vecchia, ma veramente veramente utile, in quanto ovviamente colpiremo tanti nemici ad area, avremo un pochino più di durevolezza rispetto ai lanciarazzi, rallenteremo tutti i nemici che colpiremo, in più infliggeremo danno, in più li respingeremo anche indietro. Quindi è parecchio parecchio forte e utile come arma.
armi da mischia. Per le armi da mischia il discorso è veramente, veramente complesso. Ovviamente mi baserò sulle armi da mischia senza utilizzare build particolari, così come ho fatto tutto il video. Quindi in primis, lo sapete, la lama spettrale sfrutta la velocità d'attacco sopra la media per infliggere danni prolungati con un impatto moderato. L'attacco secondario, ovvero lo squarcio spettrale, ti teletrasporta vicino a un nemico vicino infliggendo danni elevati. Può far vacillare i nemici più piccoli. Infatti anche l'attacco secondario, molto molto utile, ci salverà in parecchie situazioni e ci aiuterà anche a contrattaccare. Comunque anche il pugnaleone è un'ottima spada, in quanto ha una velocità veramente veramente elevata. Potete decidere di percarla come più vi piace, oppure tenerla con quante più velocità d'attacco possibili e utilizzarla con luna paleo. Rimarrete veramente soddisfatti. Il caposlitta secondo me merita di entrare nella top 3, in quanto comunque utilizzarlo con qualsiasi build sarà vantaggiosa. Un martello rapido che guadagna velocità a ogni colpo a segno, attacco in salto, attacco pesante che salta sul nemico bersaglio, infligge danni ai nemici vicini e li respinge. Ovviamente il discorso va molto al di là di tutte queste tre armi che vi ho elencato, in quanto ci sono build che vi permettono di spammare per esempio il demolitore a vapore, una delle armi da mischia assolutamente più forti, ma se non utilizzata con una build particolare ovviamente non riusciremo a sfruttarla appieno. Ecco perché ci tengo molto a non dichiararla in questo video, così come la spaccatimpani e così come il contorciabietti. Sono comunque armi che ci permettono di spammare il loro attacco secondario, farci divertire allo stesso tempo e farle risultare parecchio forti e utili in certe situazioni. Insomma, lo sapete, ci avevo già dedicato un video a riguardo, e se vi state chiedendo perché non ho citato armi come il Serlancillotto, come la Masamune, ok, non ho citato nessun'arma fondatore, mentre per quanto riguarda per esempio il Serlancillotto, quella è stata inserita nelle armi utili perché hanno un utilizzo molto differente. Poi ci tengo a dirvi che ci sono un sacco di armi da mischia che comunque sicuramente meritano di essere menzionate in questo video. Io ho deciso di portarvi comunque le mie tre con cui mi sono trovato meglio a giocare su questo gioco. Non vi nascondo che armi per esempio lo schiantatore Vindertech, il castigamatti, la volontà del guardiano, armi tipo la falce al neon, il polverizzatore, sono tutte ottime armi da mischia, tutte che meritano di essere menzionate in questo video. Purtroppo non ho ancora avuto l'occasione comunque di potenziarmi tutto, e ovviamente lo sapete, non ho citato il fucile di precisione tubo a vuoto con Zenith, perché ovviamente va usato in combinazione appunto con Zenith. Da solo il cecchino tubo a vuoto in sé sì, è carino da usare, è fortino, ma non mi permetterei mai di paragonarlo al valvassore, all'obliteratore, a certi cecchini. Se utilizzato con Zenith, ok, posso dirvi raga, è il migliore per congelare, è quello con cui io mi trovo meglio personalmente, insieme allo sparo a manovella e al blastotron. Però appunto è una combinazione di arma più eroe, così come lo è Sara anticoccole con le armi spammabili, così come lo è Luna Paleo sulle armi veloci, o Johnny Z-Rex su qualsiasi arma a distanza. Salva il Mondo è un gioco molto più profondo di quello che pensi. Ti invito veramente a prestare attenzione e a non prendere queste parole alla lettera. Semplicemente sbizzarrisciti e prova tutte le armi che più ti piacciono. Questa era la mia considerazione da fare dopo quasi 2 anni di gioco su Salva il Mondo. Io ti ringrazio di aver guardato questo video. Ricordati che noi comunque ci vediamo domani. Bella bella! I wish to stay.